Allora, siamo equipaggiati da Challenge. Ieri abbiamo fatto diversi giri di prova per provare un po' le diverse opzioni che abbiamo. Abbiamo optato per una gomma da asciutto, quindi grifo, sia all'anteriore che al posteriore. Abbiamo provato sia da fango, una gomma da fango come il Limus, e una gomma da tanto asciutto come il Duno da sabbia. Ci siamo trovati bene col grifo, quindi la scelta sarà sul grifo. Le pressioni non le teniamo molto alte, io personalmente giro circa 1,5 davanti e 1,30 dietro. Non serve tanto grip perché comunque nella neve si stanno scavando delle canaline e quindi abbiamo puntato più sulla scorrevolezza e un pelo di grip sul posteriore per passare gli ostacoli che ci sono, come dei ponti oppure una lunga risalita che però a metà si farà in bici. Hai delle Ursus Miura TS37, tubolare? Sì, monteremo tubolari, siamo equipaggiati da Ursus, sono molto confortevoli, ci troviamo tutti bene, sono belli scorrevoli e leggerezza, è molto importante. Per quanto riguarda invece la taglia della bici e alcune misure, che taglia è la tua bici e che larghezza di manubrio usi e la lunghezza dello sterno, dell'attacco manubrio? Ho un telaio Guerciotti Eureka CX, taglia M, usiamo dei componenti completamente equipaggiati FSA, io uso personalmente una larghezza manubrio 40 interno, 42 centro, e questa è la mia opzione, tutto marchiato FSA. Per quanto riguarda invece i rapporti, tu utilizzi una doppia corona anteriore, sì. Sì. E qual è? Quanti denti? Abbiamo una corona più grande che è un 46 e una interna piccola da 33, mentre dietro abbiamo diverse opzioni di rapporti, che va dai 36-10 o 33-10 in base al tipo di percorso.